della Spurs Family. Oggi è il video del primo giorno di scuola di Mimmi e Mamo. Andiamo a scuola? Sì. Andiamo a scuola? Tutti a scuola. Tutti a scuola. Per Mamo entra la materna, quindi una cosa nuova. Mamma mia, nella scuola dei più grandi. E Mimmi invece entra ai lattanti, perché Mimmi è un lattante ancora. Oddio. No, io la... Tu non vuoi andare a scuola? No. Ci hai ripensato? Mamma, io... Mamma, vuoi andare con la mamma? Ebbene sì, oggi è il primo giorno per loro di scuola. Mamo ormai già un anno che va a quella scuola, Mimmi però è la prima volta. Ma io non l'anno! Tu a scuola no? No. Io sono super emozionata, soprattutto per Mimmi in questo momento, perché... Tu Lola! Anch'io a Lola! Voglio vedere come si approccerà a questo mondo, il mondo scolastico, Mimmi nella società. Verrà inserito come un piccolo studente prodigio. Lo spero che tu sia uno studente prodigio, Mimmi. Comunque, con Mamo è stato sempre super easy, cioè nel senso facile, perché Martino era molto socievole, cioè non aveva quella cosa che se io me ne andavo alla piangeva, eccetera, no, perché trovava il gioco, trovava i compagnetti e quindi mi faceva proprio ciao mamma. Solo che Mimmi è un po' diverso, nel senso, Mimmi quando vede che me ne vado piange molto, quindi non so quanto sarà tosta l'inserimento. Credo che durerà, secondo me, 2 giorni. Li ho già vestiti, ho già fatto fare colazione sia a Mamo che a Kevin, io anche ovviamente. Ora vi faccio vedere i loro zaini. E qui sono pronti i zainetti di Mamo e Mimmi. Ovviamente potete capire che quello è di Mamo e questo è di Mimmi. Siete pronti? Siete pronti? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Oh! SpongeBob SquarePants! Mammo! Mammo con il taglio nuovo di capelli che gli ha fatto la mamma, fatti vedere, ti piacciono i tuoi capelli? Mamma mia, che super sexy! Hai la sciarpa? Sì. Mamma vuole bozzone. Io do il bozzone. Ma grazie, amore mio! Io, tuo! Sotto le gambe di Stella! Sotto le gambe di Stella! Stella! Dai bacio anche a Stella, dai bacio anche a Stella! Stella mia! È tua Stella! Glielo dai bacino! Come glielo dai tu? Bravo! Ma come glielo dai ogni volta? Gli prendi il muso e fai... Ma io voglio farvi vedere una cosa! Perché... Perché mia mamma, che in questo momento è qui, perché Vale è partito, perché raga non lo sapete, ma io, oddio raga che infarto, sono passata, ho visto solamente la foto così, ho detto ma che ci sta a fare Mimmi là, no vabbè, la mattina sono fusa. In tutto ciò loro sono qui che giocano con le costruzioni. Bene, ma la prima cosa che devo dirvi è, sicuramente avrete sentito la mancanza di qualcuno, notato l'assenza di un personaggio principale in questa casa, nonché Vale. Bene, Vale è in Grecia, capito? È in Grecia e io sono qui da sola, sperdute, in mezzo a 2 vandali. No, non è vero, comunque sì, si sta divertendo, si sta rilassando, si sta facendo una sorta di viaggio con gli amici, ecco. E io sono rimasta con i bimbi, ma mi sono fatta venire ad aiutare da mia mamma, giustamente, ovviamente, perché sennò esco fuori di testa. E niente, volevo anche mostrarvi una cosa prima di andare ovviamente al nido. Avete visto che mamma ha tagliato i capelli, eccetera. Guardate un po'. Questo topo! Questi sono i capelli di mamma che mia mamma vuole portarsi a casa. Mamma, ammazza che morbidi! Hai un topolino in testa. Topolino! Sì, topolino! Cosa? Ah, la torre! Castello! La torre che va nel cielo? No, battello! Ah, è un castello! Sì! Ah. Castello, va. Lo fai più alto! No, mio! Tutto mio!
mio! Mimmi, amore della mamma, cos'hai te? Comunque adesso manca poco, sono le 7:30, entro le 8-9 devono stare a scuola, quindi adesso ci prepariamo, cioè no, ci prepariamo, le dovete solamente il giacchetto, questo è di Mimmi, guardate che carino, e questo sarà di Mamo. Mi metto il giacchetto e si parte. Cosa, amore? Ah, sei venuta a portarmi un'altra torre. Grazie, questa è per mamma? È per mamma questa torre? Sì. Chi è qua? Chi c'è qua? Il mio amore! Il mio amore! Sì, la mattina siamo un po' casinisti. Bravo, amore mio, gli hai portato i giochi. Bravo, costruite insieme. Costruite insieme questa pista. Mamo, sono nella fase tosta. Sì, raga, sono nella fase davvero tosta. Ora lui gli sta facendo il dinosauro, così pensa che Mimmi si spaventa e lui è più forte. Comunque, sono nella fase tostissima. E niente, ora mi metto le scarpe e... Oddio. Oddio, questo dinosauro! Mi ha messo tanta paura! Mi stai mozzicando, amore? Sì. Ma come sì? Andiamo, andiamo, andiamo. Dai, ti batti a te. Mamma. Palline. Le palline. Mamma, mamma, Mimmi. Amore mio, sì, c'è Mimmi anche. Tanti abbracci, andiamo a prepararci. È ora di partire. Hai mangiato il biscotto? La torta. Vuoi la torta? Amore. Vediamo. Diamogli, oddio, diamogli un pezzo di waffle. Oh, ok. Manca papà, manca papà, manca papà, 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 papà. Mettiamo il giacchetto. Ma dov'è papà? Ci manca papà? Ci manca papà, ci manca. L'hai salutato papà? Saluta papà. Miam miam miam. Sta facendo miam miam. Mettiamo la manina dentro al giacchetto. Ok. Non ho capito, amore. Tua mamma. Io vuoi te mamma. Tu vuoi bene a mamma? Sì. Anche mamma ti vuole tanto bene. Abbia! Ciao Stella, ciao amore. Tanto bene Stella, tanto bene Stella. Tanti baci, tanti abbracci. Bravo amore, bravo. Sì Stella. Ti dei baci a Stella. Oh mamma mia, Mimmi, ciao Mimmi mio, mamma mia, tanti baci a Mimmi, anche a Mimmi tanti baci, su mamma, Mimmi, su mamma, questa è mamma Zeta, cosa? Mamma Zeta, sapevo, dove vai, Sasha, ne ho una qui sotto, un piccolo elfo, e un altro piccolo elfo! Vai! Vai! Sono gamba! Sono gamba! Sono gamba! Bravo, amore! Cosa c'è che chiami aiuto? Io. Sei caduto? Sì. Bugiardo, ti sei messo per terra! Viva Mimmi! Viva Mimmi! Viva Mimmi! Viva Mimmi! Allora, io sono pronta con lo zaino, Mimmi preso, manca solo Mamo, mamma ha preso lo zaino di Mimmi. E adesso manca solo Mamo. Andiamo? Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Corri, tutti a scuola! Mazza che freddo, oggi piove tantissimo, raga. Mettiamoci le scarpette. Mettiamo le scarpette. Hai freddo? Alla mamma ti mette un altro giacchetto? Mettiti. La nonna sta mettendo le scarpette a Mamo. Piove e fa freddo. Mamma, qua pesce,
C'è l'acqua fresca? Siamo in macchina, piove a dirotto e sono pronti! Siete pronti per andare a scuola? No! Come no? Mamma! Mimi va a scuola! E tu dove vai? Cri cri, cri cri. Comunque partiamo e andiamo in direzione scuola! Yuhu! Per i genitori è veramente yuhu! Tanti con Paola in macchina! Oh oh oh! Occhi di... Ancora! Oh oh oh! Ah, devo mettere la canzone qui! Piccolo problemino, non sono capace a attaccare il telefono alla musica, quindi oh oh oh! Lui la canta sempre, occhi di gatto. Comunque siamo partiti. Avventura anche mamma. Siamo quasi arrivati. Chi è? I bimbi? Siamo arrivati alla scuola di mamma e Mimmi. Eccoci qua. Siamo arrivati. Mamma mia, il dinosauro arriva. Eccolo qua, pronto, pronto. Facciamo yuppie, yuppie, yuppie. No, no. Scuola no? No. Andiamo con la borsa di Mimmi. Andiamo a prendere anche Mimmi. Mimmi! Con i piedoni all'arrembaggio. Oh, eccoci qua. Zaino di mamma. E via! Amore! È mio, è il tuo zaino! Adesso te lo do, lo zaino dei grandi, sì. Mimmi adesso va dalla nonna. Eccoli! Mimmi con la nonna! E mamma con mamma, vieni! L'aria! Andiamo, andiamo! Eccoci qua con questa pioggia tremenda, questo... Dove vai, amore? Già lo sai! Ricorda! Se lo ricorda! Vai, amore! Vai, amore! Dimmi, qua andrai anche tu, per tutti gli anni! Mamma, eh sì, dimmi, mamma, amore! Giochi a porco, il parco con i giochi! Mamma, l'acqua! L'acqua? Sì! Ah sì, andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, mamma, entra! Buongiorno! Buongiorno! Eccoci! Vai, mamma! Come sta? Come sta? Mimmi, siamo entrati! Siamo entrati! Allora, Sara, vai, mamma! Guarda, Martino, dobbiamo scegliere un posto. Guarda, vuoi stare vicino a Samuele? Per le scarpe. Vediamo un po'. Oh, questo per la nanna? Sì. Va bene. Allora, questo per la nanna. Tutto, no, questo togli la... le scarpotte, mamma. A vedere la nuova classe. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Mamma mia. Questa è la nuova classe. È la nuova classe, amore. Vai a vedere, vai a visitarla. Vai a visitarla. L'acqua, sì, amore. Ti vergogni un po', vero? Io ti conosco. Ho già puntato la cucina, vero amore? Eh? Abbiamo già puntato la cucina? Sì. Che bella! La pappa lì dentro c'è. Io mi metto il mestolo. Devi fare il caffè. Prepariamo il caffè per tutti, sì. Per tutta la scuola, va bene. Stiamo andando di là da Mimmi. Wow, la stanza dei lattanti. Stanza dei lattanti. Il primo giorno di Mimmi alla stanza dei lattanti lui va. Mimmi. Quindi bisogna sì. È già andato a guardare tutti i coniglietti. Mimmi. Bello. Viene nell'aria sicura. Ciao amore, ciao, ciao, ciao. Sì amore, sì. Oppela. Dove ti nascondi? Dietro mamma. E torna a giocare. Fra un po' tornerà di nuovo nell'aria sicura. Dove va? Mimmi, cosa fai lì? Cosa fai lì? Scoperto che c'è il cassetto. Sì, sì. Mimmi, eccolo.
Da mettere fuori. Oh, il suo nome, per favore. Mi portate una fotografia? Un po' dei tuoi dati personali. Poi, numero di telefono. Ehi sì, i coniglietti. Tieni i coniglietti. Stai facendo un casino. Stai facendo un casino, un casettone. Che bello. Questa sarà poi un po' la stanza dove si possono muovere. Sì. Bravo, amore mio. Bravo, vai. Vieni. Ah, ti mangio di baci. Ah, io mi sono dimenticata. Per quanto riguarda il pasto, lui lo porta da casa, giusto? Allora, siamo tornati in macchina. C'è solo Mimmi, perché Mamo non c'è, è rimasto a scuola. Dato che Mimmi invece doveva fare l'inserimento. Siamo stati un'oretta, è stato bellissimo. Guardate come si è addormentato. Si è già addormentato. Era stanchissimo. E è andato super, cioè, super emozionante, super, cioè, è stato devastante vedere Martino super tranquillo, super sereno, sta facendo la merenda, bellissimo, bellissimo. Poi super nido, cioè 100 punti al nido, cioè, bellissimo. E Kevin, abbiamo preso tutte le informazioni, quello che gli serviva, eccetera eccetera, e adesso si sta facendo la nanna, domani torna inserimento e poi, come ho detto, 4:30. Adesso andiamo a farci un giro e poi torniamo a casa. Porto a fare qualcosa. Siamo tornati a casa. Siamo tornati. No, non è il nido. No, non è vero, è la materna. Stavo dicendo, io in questo momento sto cucinando per Kevin, poi cucinerò anche per me e per mia mamma, e in questo momento Martino è alla materna e oggi Kevin ha fatto solamente l'inserimento, quindi come ho già detto siamo stati un'oretta, poi domani farà un'altra oretta e dopodomani farà tutto il giorno, inizierà di nuovo. E niente, io adesso faccio una platessa buonissima, guardate, anche la sua faccia dice sono buonissima. Poi metto, no, questo anche no, non gli metto la pesca dentro. Melanzane, porri e patate dolci. Questo qui. Vediamo cosa ne pensa il signor Mimmi. Con olio, parmigiano e poi gli metto anche un formaggino mio. Guardate, una filone! Oh, Mimmi! Mimmi ha finito di mangiare. E adesso tocca a noi! Mamma già sta mangiando questo buonissimo piatto. Queste ve le straconsiglio, sono hamburger di spinaci totali. Bacio, 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 bacio. Bacio, bacio. Bacio, 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 bacio. Bacio, bacio. Bacio, 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 bacio. Bacio, bacio, bacio. Bacio, 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 bacio, bacio. Pronto? Tacca, tacca, tacca. Siamo appena entrati in macchina, è arrivato il momento ufficiale di andare a riprendere Mamo e vediamo la sua reazione. Comunque Mimmi ha troppo sonno, infatti credo che da qua alla scuola di Mamo si addormenterà, crollerà del tutto. Ora vediamo, prossima clip, e vediamo se si è addormentato. Come non detto. Siamo arrivati, Mamo fra poco uscirà e lo prendiamo e torniamo a casa. E mentre Mimmi fa la nanna, noi andiamo a prendere Mamo. Doveva scendere da quella scala, ma forse mi sta aspettando. È in quella finestra lì. Aspetta, aspetta, aspetta che mamma si mette le scarpe. Ancora? Ancora? Va bene, domani torniamo a scuola. Andiamo, manina? Nicola. Anche lì? Sì. Adesso andiamo, manina. Mamma, allora.
Adesso la prendiamo l'acqua fresca. Andiamo. Chi è che suona? Un bimbo in macchina. Bacio del primo giorno di scuola. Grazie, andiamo. Chioli. Andiamo. Mimi si è svegliato perché Mamo l'ha svegliato. Vero amore? Quanti siete belli. Acqua fresca. Acqua fresca, adesso andiamo a bere l'acqua fresca. Siamo arrivati a casa. Lulala. Lulala. Ecco qua, l'ha finita quasi l'acqua. Aveva una setona, Mamo. Se ne va. Siamo tornati a casina. E Mamo? Bevi ancora, perché ha tanta sete. Vero? Vero, amore? Mamma! Mamma! Io gioco! Adesso però facciamo il gioco, del trova qualcosa. Questo. Questo e poi vai a cercare. Qui c'è anche l'amore della mamma, Mimmi. Guarda, gli ossi. Cosa? Le ruote rosse. Bravo Mimmi, che cos'è quello? Uno yayo, bravo amore mio. Mamma. Nonna, come fa il dinosauro? Pesca tu, pesca. Pesca. Oh, bella. Buonasera raga, allora tra una cosa e l'altra, tra il mettere a dormire, farli mangiare, eccetera, mangiare noi, eccetera, diciamo che mi sono dimenticata di fare per i clip, però vi riassumo un pochino. Kevin ha mangiato, 6:30, nanna, totale, ora ve lo faccio vedere. Dorme, adesso sono 8:30. Qui è Kevin. Eccolo che dorme. Mamo ha giocato un bel po', ha guardato un cartone, non ha mangiato tantissimo, devo dire oggi, stranamente, però al nido mi hanno detto che ha mangiato la frittata, ha mangiato l'insalata, ha mangiato le fette biscottate con la marmellata, diciamo, vabbè, insomma, qualcosa ha mangiato, vabbè, oggi... Stasera cena, quasi niente, strano, vabbè, comunque, adesso dorme. Ora ve lo faccio vedere, eccolo Mamo, lì che dorme nel lettino. Ora manca io che devo editare questo video, quindi voi l'avete già visto, ma io lo sto per editare nel passato, quindi sarà del passato, stai per editare questo video. E niente, ho sentito Vale, tutto bene, si sta divertendo, sta andando in quad, eccetera, sul mare, si è bruciato, dorme ogni 3 secondi, insomma, si sta riprendendo, si sta rigenerando per poi venire qua e darmi una mano. E niente, io ora mi metto sul divano, mi faccio una camomilla e edito questo video. E poi me ne vado a nanna, perché domani Kevin torna al nido. E Mamo alla materna. Non posso urlare perché dormono. Comunque, questo video finisce qui. Ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Lasciate like, condividete, perché a 10.000 like farò uno scherzo a Vale.